Buon pomeriggio dalla redazione di Live e ben trovati in questa nuova edizione del telegiornale, che in primo piano vede il maltempo e le piogge che hanno colpito la nostra provincia in queste ultime ore. AMBI, l'Associazione Nazionale Consorzi Irrigui, ha detto che la rete di canali ha funzionato e ha quindi evitato il peggio. Un inizio di anno a dir poco piovoso e in questi ultimi giorni si è visto e come un po' in tutto il nord Italia. Il centro dati acqua e territorio rurale di AMBI Lombardia ha calcolato che nel solo mese di marzo sono caduti mediamente in Lombardia oltre 218 mm di pioggia, ossia tre volte la media del periodo di riferimento 2006-2020 e ben al di sopra del precedente massimo di 140 mm. Nella sola settimana scorsa gli afflussi nei bacini lombardi hanno superato i 750 milioni di metri cubi, di cui il 35% ha interessato aree di pianura, con precipitazioni cumulate che nelle province più occidentali della Lombardia sorpassano i 130 mm in poche ore. Fortunatamente Brescia è stata lambita solo parzialmente dall'ultima ondata delle scorse ore, ma ampie porzioni della nostra regione hanno patito la conseguenza di queste precipitazioni anomale. Comunque poteva andare peggio, almeno secondo l'AMBI. Infatti l'associazione che regola i consorzi irrigui afferma che il reticolo di canali ha funzionato. Quella contro il rischio idrogeologico è però una battaglia da continuare a combattere. È indispensabile, ha detto il presidente dell'AMBI Lombardia Alessandro Rota, continuare a investire in opere idrauliche rafforzando la cultura della prevenzione e della cura del territorio con il superamento dell'approccio emergenziale. Continuiamo a parlare di tempo e scopriamo come saranno le previsioni della giornata con gli esperti di Trebi Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di venerdì 17. La situazione vedrà a livello europeo ancora questa vasta zona di bassa pressione poco a largo della Francia che invierà impulsi instabili sul vecchio continente, diciamo dalla Germania verso il Mediterraneo, con piogge a macchie di leopardo. Focus Italia sarà una giornata in realtà con una pausa dalle piogge un po' dappertutto. Minor rischio di precipitazioni anche sull'Italia settentrionale, ma nel weekend nuovi impulsi da ovest raggiungeranno, questa volta con maggiore incisività, il centro-sud. In sintesi, quindi, una giornata di venerdì di bel tempo inizialmente con il sole, durante il pomeriggio e la serata qualche nuovo locale piovasco su parte del nord, soprattutto l'area alpina e anche l'entroterra toscana. Al sud sole con temperature massime fino a 26-27 gradi in alcune zone. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Siamo alla cronaca. È stato arrestato un uomo per spaccio a Desenzano. Aveva 40 dosi di cocaina nascosti nell'auto. Nella bocchetta di aerazione, nella maniglia appoggiamano della sua auto, aveva nascosto ben 40 dosi di cocaina pronte per la vendita, ma con sé aveva anche 1000 euro in contanti. Un uomo albanese residente in provincia di Varese è stato arrestato dalla polizia a Desenzano del Garda con l'accusa di spaccio di droga. Una seconda persona è stata invece denunciata in stato di libertà. Tutto è iniziato dai movimenti sospetti notati da parte degli agenti nei dintorni di un'abitazione. Per vederci più chiaro, il commissariato ha disposto un controllo mirato in cui è incappato anche l'uomo poi finito a Canton Mombello. Dopo la convalida, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione. Durante gli stessi controlli è stato trovato anche un secondo uomo in un'abitazione vicina. Poco prima si era avvicinato all'auto del presunto spacciatore ed effettivamente è stato trovato in possesso di marijuana. Se l'è cavata con una denuncia per possesso di droga. Cambiamo decisamente argomento. Futura Expo diventa primaverile e slitta a marzo 2025. Si punta in questa edizione al futuro. Ieri la presentazione con Roberto Saccone. Quest'anno il tema è il futuro in un momento di particolare criticità, con grandi cambiamenti che stanno generando preoccupazione, quando non addirittura paura, soprattutto nel mondo giovanile. Quindi l'interpretazione del futuro, la prospettiva del futuro va indagata e bisogna affrontarlo con curiosità, con energia, con coraggio e cercare di capire quali sono le prospettive e sfruttarle, perché nei grandi cambiamenti ci sono sempre anche delle grandi opportunità. Futura Expo consentirà ai giovani di raccontare la loro visione del futuro, ci consentirà di ascoltarli e di aiutarli a realizzarla. E da un altro lato ci sarà la possibilità da parte delle imprese di raccontare il loro modo di interpretare il futuro. Conferenza Stato-Regioni ha deciso la data di inizio dei saldi estivi 2024. Partiranno il 6 di luglio.
I saldi estivi 2024 inizieranno il 6 luglio, l'ufficialità l'ha data al presidente della conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga. Nessuna novità quindi rispetto al consueto inizio che è posto al primo sabato di luglio. La data di avvio è stata stabilita dalla Commissione Sviluppo Economico della conferenza. Lo scorso anno c'era invece stata una deroga perché il primo sabato corrispondeva anche con il primo giorno del mese, quindi si era deciso di far partire la svendita al 6, che era un giovedì. Dalle svendite estive dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove regole di trasparenza a tutela dei consumatori, fra cui l'obbligo di specificare sul cartellino il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti all'inizio dei saldi, l'entità dello sconto e il prezzo finale. Apriamo ora un'ampia pagina dedicata agli eventi del nostro territorio. Cominciamo con due spettacoli contro la mafia. Per non dimenticare la strage di Capaci, ci saranno infatti due spettacoli, il primo il 23 di maggio in occasione dell'anniversario della strage e il secondo il 25. Scopriamo insieme di che cosa si tratta con l'assessore Andrea Poli. Innanzitutto era importante ricordare e continuare a mantenere vivo il dibattito, lo studio e la riflessione su quello che è accaduto nel 1992. Dopodiché era anche importante cercare di dargli un taglio differente, due forme d'arte simili, perché abbiamo una rappresentazione teatrale a Casazza il 23 maggio e poi sabato 25 invece un bello spettacolo di pupi, qualcosa che normalmente nella nostra città non c'è, quindi anche un'arte che era bello importare perché può essere di diletto innanzitutto e di piacevole fruizione anche per le fasce più giovani della nostra popolazione, ma soprattutto anche un'arte simbolica, un'arte che connota e caratterizza la terra siciliana in maniera particolare. Il punto poi è un punto politico, queste non sono date da dimenticare, ma soprattutto non sono battaglie da considerare scontate. È un primo passaggio perché il lavoro è intenso nel cercare di dare una dimensione a quella che è la lotta all'antimafia, non che deve essere sì memoria, ma deve essere anche azione positiva e azione politica che deve coinvolgere anche il Consiglio Comunale e le nostre istituzioni, perché non dobbiamo rimanere silenti, dobbiamo fare la nostra parte, perché la mafia degli attentati probabilmente è finita, ma c'è tanta altra mafia che inquina il nostro territorio e noi dobbiamo fare la nostra parte come istituzioni. L'8 giugno la città diventerà un teatro a cielo aperto, torna infatti la Festa dell'Opera. Torna anche quest'anno la Festa dell'Opera, l'evento che trasforma le vie della città in un teatro a cielo aperto. Sabato 8 giugno, con oltre 50 eventi, tutti a partecipazione gratuita, centinaia di artisti e decine di luoghi pubblici e privati, in un solo giorno dall'alba a mezzanotte, verranno infatti travolti e trasformati dal fascino dell'opera. L'edizione 2024 sarà dedicata alle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini e per i 120 anni dalla sua Madama Butterfly, che trovò proprio a Brescia nel 1904 il suo primo trionfale successo. Le grandi opere del maestro lucchese verranno eseguite da giovani cantanti e musicisti che potranno confrontarsi con titoli come Tosca, Madama Butterfly, La Bohème e Turandot. La musica sarà ovunque, dai saloni affrescati dei palazzi storici della città ai cortili, terrazze, piazze, parchi e stazioni della metropolitana, che accoglieranno concerti, recital di canto, spettacoli ed incontri. Attraverso un ricco e articolato palinsesto, che si svilupperà anche nella giornata di anteprima di venerdì 7 giugno, il progetto realizzato dalla Fondazione del Teatro Grande offrirà agli spettatori un'occasione per scoprire il patrimonio culturale e sociale di Brescia. Anche quest'anno non mancheranno poi le collaborazioni con bar, ristoranti e mezzi pubblici che contribuiranno a diffondere il clima della festa. Chiudiamo la pagina dedicata agli eventi con Strabilio, il Festival del Nuovo Circo. Magia, illusione e divertimento a partire dal 20 giugno a Gavardo, ma poi il circo si sposterà in tutta la Val Sabbia, in parte della Val Sabbia e nel Basso Garda. Scopriamo qualche anticipazione con il direttore artistico Vedovelli e la presidente Lia Cocca. Siamo pronti, si parte il 20 giugno. Sì, un programma importante internazionale, è la terza edizione di Strabilio Festival e siamo riusciti quest'anno a portare davvero in Valle Sabbia, sul Basso Garda, il grande circo internazionale e europeo, ma non solo, riuscendo ad avere compagnie che vengono dall'Europa ma anche dal resto del mondo
per un programma che valorizzerà il territorio con eventi importanti e spettacoli, crediamo, di assoluto livello artistico. Il circo, come si dice, intrattenimento colto ma leggero, tramite un'arte trasversale che non ha vincoli di lingua e di età, riusciamo a comunicare messaggi culturali o anche sociali, intrattenendo e divertendo, ma allo stesso tempo affascinando e appunto strabiliando, come dice appunto il nome del nostro festival. L'invito è aperto a tutti, quindi? Assolutamente sì, e la bellezza di questo spettacolo è proprio che possono essere fruiti da bambini, genitori, nonni, transgenerazionale, quindi abbraccia tre generazioni. Quest'anno terza edizione, Strabilio si cala sempre di più nel territorio e abbiamo tre progetti speciali che lo coinvolgono da vicino. Il primo è la riproposizione per il terzo anno consecutivo del gelato Strabilio, che tutti potranno trovare nelle gelaterie Rock, a cui abbiamo aggiunto una bellissima collaborazione con il birrificio Curtense, che ha fatto un'edizione speciale della loro IPA e che sarà disponibile in diversi locali della Valsabbia. E ovviamente invitiamo tutti a consumare, diciamo, la birra per una buona causa, perché parte del ricavato ovviamente andrà a sostenere il festival. Ad ultimo abbiamo deciso anche di animare i centri dei comuni coinvolti quest'anno in valle con delle vetrine illustrate. Vi aspettiamo a partire dal 20 giugno a Gavardo per l'inaugurazione di Strabilio. Lo sport. Ieri sera grande festa alla palestra di Caionvico per l'Atlantide, che insieme ai tifosi ha festeggiato la vittoria per la Coppa Italia. Madonnina Marizia in oro! Stai pregando su di me per chi? Per quell'uomo che sude in un campo, per la donna che soffre da tempo. Soddisfatto, molto soddisfatto, un bel coronamento di una stagione dove ha visto i ragazzi sempre combattere, lottare ogni allenamento, ogni partita. Il campionato non era finito al meglio, ma si sono riscattati alla grande con un'ottima Coppa Italia, con una vittoria storica ed importante. Suggerimenti per la prossima stagione? La prossima stagione anche sull'ali dell'entusiasmo di queste vittorie, ma non solo, perché il pubblico, gli sponsor ci hanno seguito sempre per tutto l'anno, per cui riteniamo che ci sia tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene, e Brescia merita palcoscenici importanti e noi vogliamo rappresentare al meglio sempre Brescia. Il campionato è stato un percorso abbastanza, come dire, articolato, ok? Però il risultato finale, questa coppa veramente riempie e ci dà tutte le soddisfazioni del mondo. È stato un bell'anno però. No, sì, è stato un anno, i ragazzi c'erano, si vedeva che c'era qualità. Roberto riesce sempre a mettere assieme, a orchestrare una squadra con maestria e poi finalmente il risultato è arrivato. Oggi è una giornata straordinaria, siamo qui per festeggiare questa bellissima coppa, frutto davvero di un impegno che i ragazzi hanno tutti i giorni, perché io ho la fortuna di vederli dalla finestra dell'assessorato dello sport, che guarda proprio sulla palestra del San Filippo, e vedo ogni giorno la loro perseveranza, la loro resilienza, la loro passione nel migliorarsi ogni giorno sempre di più. Questa coppa non è caduta dal cielo, è frutto del grande impegno che ci mettono davvero tutti i giorni e soprattutto di un tifo straordinario che li sostiene e che anche questa volta non ha fatto mancare il loro appoggio. Chiudiamo con il calcio. 20 anni fa Roberto Baggio ha giocato la sua ultima partita, la fine di un'era. Anno 2004, 16 maggio. 20 anni fa esatti Roberto Baggio giocava l'ultima partita della sua splendida carriera. Milan-Brescia a San Siro, terminata 4-2, gli ultimi 90 minuti del Divin Codino. Un addio che ha tolto tanto a tanti appassionati. E fra questi c'è anche Gianni Infantino, il numero uno del calcio di oggi. 20 anni fa si giocava a Milan-Brescia, l'ultima partita della straordinaria carriera di Roberto Baggio. Cito Cesare Cremonini, un bravissimo cantante italiano. Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica, scrive sui social il presidente della FIFA, pubblicando anche la foto di Baggio che, con la maglia del Brescia Calcio e la fascia di capitano in mano, saluta il pubblico del Meazza.
Noi ci fermiamo qui, ma le notizie continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online livebrescia.tv, dove cliccando su questo piccolo box potete guardare la diretta in streaming del nostro canale TV 181 24 ore su 24. Per rimanere invece costantemente aggiornati e ricevere tutte le notizie direttamente sul vostro cellulare, vi ricordo di continuare a seguirci sulle nostre pagine social o di scaricare la nostra app gratuita. L'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale torna questa sera a partire dalle 19. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.